Tutti del garage, se siete sul DGV Garage. Allora, oggi vediamo di capire bene il più possibile la frizione dello scooter. Non mi soffermerò su tante cose che si sanno già, sulle molle, la durezza delle molle, perché questa è una cosa risaputa e potete trovarla ovunque. Parlerò delle osservazioni che si fanno su un pezzo meccanico, per capire chi l'ha studiato, come lo vuol fare lavorare, quali sono i suoi pregi e quali sono i suoi difetti. Questo è importante. Capendo il funzionamento, possiamo intervenire rendendoci conto dei suoi limiti e quant'altro. Innanzitutto, questa è una frizione Piaggio originale e ha tre ganasce che si muovono in tre su tre perni. Il movimento, come tutti sapete, è questo, e non è un segreto, però questo movimento, che è particolare perché lavora, diciamo, su una Y, non è vantaggioso perché fa creare solo inizialmente un punto di contatto sulla campana, come si vede qua, no? Intanto vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere un like se vi piace i miei video e di condividerli. Quando la campana si apre, adesso questa campana qui, cioè questa frizione qui è già usurata, è già vissuta, quindi i ferodi sono anche lavorati, sono consumati, quindi si vede che si appoggia di più, però ovviamente è anche stata studiata per fare questo lavoro. Però da quando si smonta, si vedono i punti di lavoro, ci si rende conto che il limite di questa campana è quello, che il punto di attacco dove si trasferisce la forza è sempre solo uno, cioè questa parte qui che attacca per prima e consuma di più. Ok, facendo questo lavoro qui ci sarà la maggiore attrito sulla campana, ci sarà il maggiore sviluppo di calore, la maggiore usura, e ha uno svantaggio che, essendo che i tre punti di contatto sono poco, cioè lo spazio di attacco sulla campana è poco, diciamo, questo, si può succedere che si scalda molto la parte è poca di attrito, è piccola, quindi si scalda molto, si può deformare la campana, si può rompere, perché se noi spingiamo con tanta forza in poco spazio possiamo anche creare una rottura, una cricca, no? L'ideale sarebbe che ci sia molta presa sulla campana, in modo che le forze distribuite in più spazio creino meno calore e creino meno forza. La forza sia più distribuita, ci sia fuori una deformazione più omogenea e via discorrendo. E questo è anche risaputo. Però voglio farvi vedere una cosa. Innanzitutto, io misurando, mi sono reso conto che, essendo che le tre ganasce non sono frutto di una lavorazione a macchina, ma sono stampate, i loro punti di attacco delle molle non sono uguali. Cioè, come ben vedete, quando la molla qua ha una lunghezza, qui balla dentro, ballando dentro ci rendiamo conto che è più vicino al foro, no? Come questo. Ok, e questo è un altro svantaggio, perché fa lavorare male le molle. E poi bisogna rendersi conto anche che le molle non sono tutte lunghe uguali, cioè l'attacco della molla, dove le asole vanno a tirare sulla molla, la molla addirittura non è mai uguale, la lunghezza, ma può variare da molla a molla, da un 27,42 arrivare addirittura a un 28, 27,40 arrivare anche a 28, cambiando solo tipo di molla, 28,90. Questa differenza è molto importante, perché più è lungo l'attacco, più la molla lavorerà dopo, cioè rimane già meno tirata dentro,
già da chiusa è meno tirata la molla. Noi abbiamo bisogno di chi attacchi una molla molto in alto. Quindi, cos'è la furbata? La furbata è quella di spostare le ganasce in modo tale di avere la stessa, più avere la più omogeneità della stessa distanza dei fori, perché se noi spostiamo riusciamo a ottenere i fori più uguali tra di loro, la lunghezza più simile tra di loro, abbiamo che le molle partono già e scegliendoci le molle giuste, abbinando le molle ai fori giusti, abbiamo che le molle sono tutte tirate alla stessa maniera. Similmente tirate alla stessa maniera. Se non riusciamo a ottenere questo, avremo che una molla si apre prima, aprendosi prima, consuma prima il pattino e poi lavoreranno le altre tre. Quindi noi la nostra trazione l'abbiamo prima su una, poi sull'altra, poi sull'altra, ma c'è sempre una che tira di più, capito? E questo non è a vantaggio della trasmissione della forza. Allora, io ho fatto il fatto e ho disegnato apposta per far renderci conto che quanto segue questo, che mentre questo anello dove si attacca la molla è esattamente al centro dei tre perni, passa nel cerchio dei tre perni, l'altro ancoraggio è esterno, quindi segue un'altra strada. Come vedete qui ci sono due diverse. Adesso aspetta che spostiamo. Ci sono due diversi cerchi, quindi una molla è attaccata qui, l'altra molla è attaccata qui. Non è centrale, ma è ancorata verso l'esterno. Cosa comporta questa cosa qui? Che quando la ganascia si apre, le ganasce si aprono, questa asola si sposta poco, ma non fa altro che allontanare la sua asola opposta. Cioè questa asola qui, che in teoria potrebbe anche essere fermo, potrebbe essere un organo fermo, non serve praticamente niente, fa altro che spostare questa asola qui nella sua ganascia il contrario e indurre una tensione in questa molla qua. Questa molla qui produrrà un avvicinamento di quest'asola qui che è limitato, perché vedete che questo spazio qua è poco, si muove molto poco, allontanerà questa e questa farà aprire tutta la frizione. Il limite di questa campana qual è? Che quest'asola qui praticamente non è ferma. Sarebbe meglio che quest'asola qui fosse ferma e solo questa si allontanasse. Allora noi avremo un'apertura più omogenea, perché anche quest'asola qui, compiendo un semicerchio su questo perno, non fa altro che avvicinarsi ad allontanarsi. Praticamente, cosa fa? Quando questa fa questa azione qua, si avvicina e poi si riallontana compiendo un semicerchio. E non è positivo, perché secondo me logicamente non ho gli strumenti per dimostrarlo lato pratico, però vedendo empiricamente questa cosa si può capire che avvicinandosi all'interno e allontanandosi può anche creare un allentamento della molla. E anche secondo me la molla dovrebbe essere tirata su una stessa strada, diciamo, longitudinalmente. Le molle vanno aperte longitudinalmente sullo stesso asse, non vanno aperte, capite? Nel senso, si tira la molla in un certo modo sulla sua longitudine, ma non si tira la molla sfalsando la longitudine, perché sennò, come in questo caso, come questa entra e questa esce, la molla può anche decidere di aprirsi non sulla sua lunghezza, ma nella sua diagonale, quindi lavora solo una spira, lavora solo questo angolo, può lavorare anche solo questo angolo per decidere di aprirsi la molla, almeno all'inizio. E compiendo questo lavoro, che non è giusto, però è frutto di una scelta tecnica di costi, vedete, facendo questo lavoro può anche decidere di tagliarsi questo anello, come tagliarsi questo, tagliarsi anche il cavo.
cioè tagliarsi anche il filo della molla. Quindi, nella mia idea, io proverei, adesso sto pensando, sto valutando, dico cosa fare, modificare questa frizione in un modo tale da limitare questo gioco anomalo della molla, vedete? Per quanto riguarda il tipo di molle, c'è sul web trovate tutto e di più, sulle informazioni. Io vi chiedo sempre di iscrivervi al canale se i miei video vi piacciono. Queste informazioni per capire sono molto utili perché vi rendete conto dei limiti degli oggetti, di che cosa si può fare e cosa si può trarre. Logicamente, se comprate una frizione nuova dove attacca qua, io penserei bene di abbassare subito questa faccia in modo che lavori subito questa parte, di calcolare le distanze bene perché la distanza campana frizione ha la sua importanza, scegliersi bene le molle, controllare bene la lunghezza di ogni molla, abbinarla le sue scave, spostare le ganasce in modo da avere più uniformità di lunghezza. E poi auguri, auguri, controllare le distanze dei perni, perché siccome che la forza centrifuga lavora può anche inclinare i perni non essere più a 90 gradi rispetto alla frizione, ma allontanarli. Questo è possibilissimo. Se noi compriamo solo le ganasce e teniamo sempre il piattello originale, può anche a un certo punto decidere di cedere, perché più la ganascia si apre più fa leva sul perno, il perno può anche cedere. Controllare questo e poi vediamo. Adesso sto pensando di fare qualcosa per migliorare questa frizione e magari nei prossimi video ve la mostrerò. Ragazzi, vi ringrazio, iscrivetevi al canale e condivideteci, ci vediamo alla prossima.